Cerchio Marina attraverso Attilio M, voce della quiete.vagliano@gmail.com, soggetto. In questo modo allora uno può sempre dire che tutti questi pensieri messi insieme, pur essendo magari disconnessi, appartengono ad un essere. Ma se uno disconnette veramente, non toglie semplicemente questo pensiero, l'altro pensiero, l'altro pensiero ancora dalle connessioni, ma toglie il pensiero dall'individuo, questo è interessante, e lo toglie dall'individuo perché nel momento in cui toglie le connessioni tra i pensieri, toglie ciò che costituisce l'esperienza dell'individuo, ovvero sia toglie il sostrato che costruisce la mente, perché le connessioni del pensiero sono il sostrato che appartiene alla mente e che edifica la struttura della mente. Ma senza le connessioni la mente non esiste.